Sono Mattia, io Vincenzo. Io sono Chiara. Ok. Non stiamo facendo niente, quindi ne approfittiamo per fare un gioco. Allora, compatta le carte del foro in modo tale che sia. Tu mischiato, sai che cos'è uno spelling? Sì. Sì. Sai veramente cosa è quando dici una parola, dici tutte le lettere in ordine. Tutte le lettere di quel formato. Più o meno, diciamo che... Di una parola. Vabbè, sì, sì. Praticamente c'è questa proprietà del mazzo che ho scoperto da poco. Mm-hmm. Che qualsiasi carta tu dici, mm-hmm, o qualsiasi cosa tu dici, mm-hmm, il mazzo ti risponde. Mm-hmm. Mm-hmm. Imparato questo. Possiamo provare, ad esempio, fiori, no? F-I-O-R-I. Fiori, no? Oppure picche, giusto? P-I-C-C-H-E. E picche, no? Quello, cosa c'è poi? Cuore. C-U-O-R-E. Cuore. Cuore, ne spunta uno. Cuore, ne spunta uno solo. Se invece dobbiamo fare il plurale, corretto, quello come quadri, no? Q-U-A-D-R-I e quadri arriva. Quindi, oppure, non so, Jolly o Joker, come vogliamo dire, G-O-K-E-R. Joker. Arriva Joker. Simpatico. Oppure, non so, K-C-A-R-T-A S-T-R-A-N-A. Carta strana. La carta strana arriva, perché è una carta strana. Bianca. Oh, vale, vale. Ok, mischia, for, oh, mischia tu. Oh, chi vuole? Un po' io, un po' tu. Oh, vale, vale. Questo togli. Togli se ci sono anche jolly. Yeah. Ho jolly qua, no? Ma forse tu hai un jolly. Vediamo. Se ce l'abbiamo, lo togliamo. C'è? Sì. Ok. Questo lo... No. Ok. Mischia come ti pare, piace. Fatto? Ok. Allora, chi vuole farlo? Lui. Ok, giusto. Allora, fai una cosa. Prendi il nome. Decidi un nome tuo. Qual è il tuo nome? Uno dei miei tanti nomi. Vabbè. Facciamo Vincenzo. Ok, fai la spelling qua in fila. Uno ad uno. V, V, N. Dai che ci riesci. C, C, E, N, Z, O. Ok, guarda la O, per favore. No, 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 qua, qua, questa qua. V, N, C, E. NZO, sì, guarda quella. Mostra la videocamera. Okay. Fatto? Quello mischia? Mischia tutto? Allora, a cazzo, ok. Ok? Fatto. E mezzo. Benissimo. Ora, probabilmente posso avere un setup o una carta chiave o qualcosa, quindi fai una cosa. Con la mano fai un ventaglio, mano sinistra. E la mano sinistra fa un ventaglio. Va bene, prendi 2-3 carte da sotto. 2. Ok, metti in mezzo. Guarda. Sì, e tu decidi. Prendi quella da sopra e metti in mezzo. Prendi l'ultima da sotto, no? Metti o prima o seconda. Prima, ok. Finito? Benissimo. Per la prima volta, qual è la tua carta? Il 5 di cuore. 5 di cuore. Quindi tu hai spostato quello che vuoi, hai deciso del 2-3 carte, una sola. Sì. Ok. Yeah. Allora fai lo spelling. 5 C I N Q U E. E il seme era? Cuori. Cuori. C Q O R I. Qual era? 5 di cuore arriva. No, non lo so come funziona. Funziona e basta. Ma come? Controlla che non ci sono più di un 5 di fiore, perché giustamente attende un po' di cuore. Senso. No, ok, qua abbiamo queste qua che sono, come vedi, tutte uguali. Okay, che meno? Ok, taglio. È completato. Ok, ora chiaro. Puoi puntare una carta che vuoi senza vederla. Però. Punta qua, qua, qua e l'altra scimmia. Questa. Però è spostata anche questa. Quale hai toccato tu? Questa è bella. Questa è sì, va bene. Ok, dobbiamo capire che carta è questa. Tu hai finito qui, sono normalissima. Dobbiamo capire che carta è questa qua, giusto? Perché è quella che hai toccato. E allora, sempre con lo spelling, no, senza vedere. Facciamo lo spelling, tipo colore, che avrà un colore la carta. C-O-L-O-R-E, colore nera. Dice che è una carta nera. Ok. Poi avrà un valore, giusto? V A L O R E. Un 3. Giusto?
Cos'è quindi, un tre nero. Però manca il pic. Il tre nero di pic. Prendi quello e mostra. Ed è un tre di pic. Va bene. Ora, sarebbe stata una stronzata se, certo, se da qui uscisse il 3 di pic, perché la carta era qua, quindi non potevo trovarla io. Ma abbiamo un'altra carta, la carta uguale, nel mazzo, in altro 3 nero e il 3 di fiori. Ok? Facciamo lo spegno di uguale. U, G, U, A, L, E. Uguale, spunta, 3 di fiori, perché ci sai. È vero, è normale. Ok, però questo ti ricordi cosa parla di scartata? La sarò selezionata. Ma che sarebbe successo se avessi preso questo? Q di quadri. Non c'entra assolutamente niente col 3, cioè, no, niente, neanche dispari, pari o colore. Però, se tu, anziché il 3, avessi preso la Q in colore, ci sarebbe stata una carta rossa. In valore ci sarebbe stata una Q. Insieme ci sarebbe stato quadri e la carta uguale la di cuore e vabbè, che vuoi farci? E niente, questo era il gioco. Ciao.